libri nel giro 2018. Quest'anno una serie di incontri, di laboratori, di appuntamenti e in particolare una rassegna di libri di sport con un autore, con un atleta e con gli studenti, per parlare di una storia di sport che è anche una storia di vita. E poi un appuntamento particolare, perché non unire la storia di un corridore e la storia, la vita di un animale? Quasi tutti i corridori hanno un soprannome e molti soprannomi si riferiscono ad animali. Vincenzo Nibali, per esempio, è lo squalo dello stretto. Lui è nato a Messina, lo stretto è quello lì. E perché lo squalo? Perché ha una voracità e perché ha una voglia di vincere e di artigliare, anche se lo squalo non ha gli artigli. Non ha gli artigli, ma lo squalo è uno squalo bianco, uno deve avere eccellenza tra gli squali più grandi del mondo. Ha dei denti affilatissimi, con file paralleli che crescono di continuo, per cui è sempre a posto con la dentatura, pronto ad afferrare e tranciare le prede. E proprio perché stiamo parlando di Messina, la soglia che c'è morfologica sul fondale che unisce Messina all'Africa, al Nord Africa, è un limite per cui molti millenni fa qualche squalo bianco entrò nel Mediterraneo e rimase oltre il soglia di Messina. E quindi lo squalo bianco del Mediterraneo è molto diverso, o abbastanza diverso, a quello atlantico, ma più simile a quello pacifico. Chissà se Nibali sa tutte queste cose, ma noi siamo qui apposta per divulgarlo, per diffonderlo, per spiegarlo, raccontarlo, descriverlo agli studenti. Sport e studio devono marciare assolutamente su un binario parallelo. Cioè bisogna fare, si devono fare tutte quelle cose.